Ma no, ho capito. Tu stai giocando con le prove del tuo figlio. Tu devi immedesimarti. Io ti avevo avvertito che al mio ritorno non ne volevo più sapere. Adesso ti slighi da solo. La signora Sandra nella valigia non c'era. Ma voi avete visto che oggetti c'è? Allora parla, dove l'hai messa? Dove? Ti faremo confessare noi. Ma non vedete che è imbavagliato, non può parlare. Oddio, l'ha data! Avrò ucciso anche lei! Basta, camera sua! Presto! Raimondo, guarda che non fa più effetto. Adesso ti sveghi da solo, te l'ho già detto, perché io sono stufa. Ma che, niente da fare. Oddio, dove li avrà nascosti? Dove? Io vado a vedere se è arrivata la polizia. Bravo, ci sono! Se li ha fatti a pezzi. Li avrà messe. Dove? Nel freezer! Raimondo, guarda che se aspetti che ti sleghi io stai fresco. Anzi, sai cosa faccio adesso? Vado a prepararmi un bel bagno. Insomma, allora io dico da qualche parte. Dovrà pure averla messa, no? Eccolo, signor commissario. Allora, finalmente. Com'è questa storia? Commissario, è lui assassino. Parli, cosa fa dire? Ma il commissario è imbavagliato, come può parlare? Ah già, slegatelo, toglietegli il fazzoletto. Dica. Sono tutti pazzi questi qui. Mi deve arrestare tutti per sequestro di persona, lei. Tutti. Guardate, è la sua complice. È la monge. È anche il movente. Signor commissario, io li ho visti in un disgustoso gioco sadomasochistico. Sì. Che mi ha visto con la frusta in mano, ma io posso spiegare tutto. Certo, spiegherà tutto in questura. Sì, ma certo. Come in questura? Ma la vuol finire, lei? Andiamo. Ma cerchi di capire. Finalmente si è slegato. Raimondo? Signora Sandra? Sì. Ma ho visto il signor Raimondo, c'era la polizia che lo portava via. Ma non si preoccupi, tata. Starà facendo le solite stupide prove per il suo film. Lui, tata, deve immedesimarsi. Capisci?